puntata di una nuova video intervista di Economia per i Cittadini. Siamo a Bologna con il professor Stefano Zamagni. Per chi non lo conoscesse, per chi non è dell'ambiente, Stefano Zamagni ha coperto la presidenza della Facoltà di Economia di Bologna, di cui tutt'oggi è docente di analisi delle istituzioni economiche nel corso di laurea di Economia Sociale. È vice direttore della John Hopkins University di Bologna, dove insegna International Political Economy. Ha insegnato storia dell'analisi economica per 22 anni all'Università Luigi Bocconi di Milano. Ha scritto innumerevoli saggi, tra i quali mi piace ricordare Profilo di storia del pensiero economico, uno dei manuali di storia del pensiero dei più belli che abbiamo appunto in Italia, con il professor Screpanti. Dal 2013 è inoltre membro della Pontificia Accademia delle Scienze. Per cominciare l'intervista, professor Zamagni, vorrei chiederle: come è nata in lei la passione per l'economia e perché ha proseguito gli studi in questo settore? Grazie agli amici dell'associazione per questa opportunità di dialogare sia pure a distanza con questi strumenti che oggi sono a disposizione. E in effetti io sono approdato all'economia per stato di necessità, provenendo da una famiglia di disagiate condizioni economiche, e si parla di circa oltre 50 anni fa, quindi data la mia età. E non avevo allora altra opportunità, avendo fatto l'istituto tecnico commerciale, non avevo altra scelta che la facoltà di economia, che andai a fare a Milano perché vinsi una borsa di studio che mi consentì di mantenermi agli studi. L'Università di Bologna a quell'epoca non dava borse di studio e quindi, pur abitando io a Rimini, dove città dove sono nato, presi il treno e me ne andai appunto a Milano. Quindi non ebbi la mia vocazione era quella di fare il medico, questa sarebbe stata la mia vocazione se avessi potuto fare il liceo, ma non mi è stato possibile, niente di male. Dopo un po' però mi sono appassionato perché ho scoperto che sia la medicina sia l'economia sono come le due facce della stessa medaglia, perché entrambe si rivolgono all'uomo, alla persona umana. Il medico per togliergli i disturbi legati alla sfera psicofisica, eccetera. L'economista, disturbi di altra natura. Con una differenza, che mentre il medico si rivolge al singolo paziente, che si rivolge a lui o a lei a seconda dei casi, l'economista si rivolge ad una totalità, ad una collettività di soggetti. In questo senso l'economista è un medico ancora più importante ed è così che studiando la passione è cresciuta ed è evidentemente stata favorita dalla permanenza per ben 4 anni ad Oxford, la celebre università di Oxford, in un'epoca in cui erano pochissimi quelli che andavano all'estero e ovviamente ci siamo andati con mia moglie dopo la laurea per fare gli studi di dottorato e quindi ci siamo mantenuti studiando e lavorando, provando iniziative di varie nature. Sono stati anni veramente straordinari, anche perché l'esperienza inglese ci ha permesso di capire la cultura inglese, che è molto diversa da quella italiana o da quella dell'Europa continentale, cioè dire quella cultura che poi successivamente ho scoperto essere legata alla nozione di società civile. Nessuno meglio degli inglesi capisce cos'è la civil society. Un esempio per farmi capire: noi chiamiamo i pubblici dipendenti burocrati o pubblici amministratori, in Inghilterra ancora oggi si chiamano civil servant, vuol dire servo civile, cioè servo non nel senso letterale italiano, ma di chi serve la società civile, e questo fa una differenza. Burocrate vuol dire uno che sta nel bureau vuol dire ufficio, e sta lì ad aspettare che siano gli altri che vadano a bussare alla sua porta. Il civil servant è colui o colei che va a cercare chi è portatore di bisogni, e questo l'abbiamo potuto sperimentare toccandolo con mano, perché le nostre figlie sono nate tutte a Oxford, perché non avevamo i soldi per farle nascere in Italia, perché il Servizio Sanitario Nazionale in Italia è stato introdotto per la prima volta nel 1978. Le nostre figlie sono nate prima e non avevamo i soldi, quindi le abbiamo fatte nascere là. Eravamo stranieri, perché allora non c'era Schengen, non c'era l'Unione Europea, e nonostante questo ci hanno trattato alla stessa, anzi forse meglio dei locali,
perché abbiamo molto da... E questo mi ha molto colpito, mi ha fatto capire molte più cose di quante uno riesca a capirne studiando libri, eccetera. Da allora poi sono tornato in Italia, ho cominciato a insegnare, la prima sede è stata all'Università di Parma e poi da Parma qui a Bologna, e dove appunto ho iniziato dopo alcuni anni anche a insegnare alla Johns Hopkins University, che è l'università americana, dove tuttora insegno ormai da 38 anni, ed è anche quella un'esperienza unica al mondo, perché la Johns Hopkins ha studenti che provengono da 30 nazionalità diverse, 30 nazionalità. L'insegnamento è in inglese e quindi... È un osservatorio che mi consente di seguire, monitorare anno dopo anno l'evoluzione anche di certe mappe cognitive e di certe matrici culturali in diversi paesi. Avere nella stessa classe l'islamico e l'ebreo, il cristiano e il non credente, chi proviene da una matrice culturale e l'altra, è effettivamente un'esperienza unica, che consente di seguire e di capire cosa vuol dire l'interdipendenza culturale, o come anche si dice il meticciato culturale. Questo è. Poi ovviamente dentro l'università italiana ho sviluppato tutta una serie di iniziative, ho fatto il preside, ma ho fatto anche il direttore del dipartimento per due volte, coordinatore di dottorato, ma soprattutto negli ultimi anni ho sviluppato quella corrente di pensiero che si chiama economia civile, e dalla quale è nata assieme ad altri colleghi italiani l'anno scorso la SEC, che vuol dire Scuola di Economia Civile, che ha sede in una cittadina vicino a Firenze e che ha iniziato i suoi corsi un mese fa, corsi che si rivolgono a tutti e che ha un impianto diverso da quello del mainstream economico, quale continua a essere insegnato nelle